Buonasera, gentili telespettatori, ci ritroviamo ancora una volta e vi ringrazio come sempre per la vostra cortesia nel seguire i nostri programmi. L'apertura di questa sera la dedichiamo al fatto di cronaca nera avvenuto ieri in tarda nottata. E come ben sapete, in via Roccamena, nella zona di Pennisi, frazione del Cireale, c'è stato un duplice omicidio per questioni legate o a furti di limoni oppure ad altre situazioni, ma sempre legate al mondo dell'appezzamento di terreno. Vediamo. Ci sono ancora molti aspetti da chiarire sul duplice omicidio di via Roccamena in questo fondo agricolo di Pennisi, frazione di Acireale. Le uniche certezze le vittime, cugini catanesi Vito e Cristian Cunzolo di 30 e 31 anni, e l'omicida è proprietario del terreno, Giuseppe Battiato, 72 anni, reo confesso. L'uomo, interrogato nella caserma del comando compagnia di Acireale, ha raccontato agli investigatori di aver esploso tre colpi di pistola calibro 7,65 da distanza ravvicinata che hanno raggiunto alla testa, allo stomaco ed un braccio i due uomini che poi sarebbero stati caricati su una cariola, scaricati in un terreno utilizzato come discarica dall'omicida e ricoperti con alcuni teloni di plastica. L'anziano ha fornito indicazioni e ha fatto ritrovare anche l'arma del delitto e il cellulare di una delle vittime. Il movente sarebbe scaturito da precedenti tentativi di intrusione nel terreno da parte di soggetti legati alla criminalità organizzata. In un primo momento aveva preso corpo alla tesi di un furto di limoni, ma di agrumi nel fondo agricolo non ce ne sono. Dietro il duplice fatto di sangue potrebbe esserci ben altro, forse un interesse dei cugini ad accaparrarsi il terreno per altri scopi, secondo quanto riferito dall'anziano. In sede di interrogatorio, che ha raccontato di essere già stato avvicinato dalle vittime e minacciato di abbandonare la proprietà. La zona è attraversata da una grossa condotta di acqua irrigua perennemente alimentata. Al momento sono solo supposizioni investigative basate sul racconto del 72enne agli inquirenti a far scoprire i cadaveri, i familiari preoccupati dal mancato rientro dei parenti e dei ripetuti quanto vani tentativi di contattarli al cellulare. Sul luogo del rinvenimento dei corpi c'è stata per tutta la notte un viavai di familiari e amici delle vittime residenti a Villaggio Sant'Agata, e non sono mancati momenti di tensione con i cronisti, specie quando intorno alle 3:30 del mattino i carri funebri hanno trasferito le salme all'obitorio del Policlinico di Catania, cui si riferiscono le immagini. Applausi, imprecazioni e parole di dolore hanno fatto da sfondo all'uscita dei feretri dal terreno. La ricostruzione dell'efferato episodio delittuoso affidata ai carabinieri con il supporto della sezione scientifica dell'arma e dei militari del comando compagnia di Acireale, convogliati in via Roccamena in numero insieme ai poliziotti del commissariato e della Polizia di Stato di Acireale per contenere la folla di parenti e conoscenti dei due cugini in attesa di notizie dei propri congiunti, tra lacrime e minacce di vendetta scandite all'indirizzo dell'anziano autore del duplice omicidio. In tarda serata le prime certezze sull'accaduto, con la confessione dell'anziano proprietario del casolare sentito dal pubblico ministero Michele Maresca, che poi insieme al colonnello del reparto operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania per Carmine Sica si è recata sul posto. In casa del pensionato è stata ritrovata nascosta nel letto un'ingente somma di denaro. Solo dopo l'ispezione dei cadaveri da parte del medico legale e il recupero di alcuni elementi utili alle indagini, le mogli delle vittime e alcuni familiari sono state accompagnate all'interno del terreno a tarda notte. Il trasferimento delle salme all'obitorio, il rustico di campagna, è stato posto sotto sequestro per consentire agli specialisti dei carabinieri di compiere nuovi rilievi alla luce del giorno. Il 72enne pensionato ed incensurato è stato arrestato e condotto in carcere con l'accusa di duplice omicidio. Ed episodi similari sono accaduti nel passato per motivazioni appunto analoghe a furti o altro all'interno di appezzamenti di terreno. Vediamo un pochino quali sono stati quelli più importanti. Scene che si ripetono come nuovi film, ma tutti con lo stesso copione. Cambiano soltanto i protagonisti, l'epilogo drammatico in ogni sequenza. Il caso avvenuto la notte scorsa nell'agrumeto di via Roccamena, nella frazione di Pennisi ad Acireale, dove vi è la masseria all'interno della quale sono stati trovati i corpi dei cugini Vito e Virginio Cunzolo, riporta alla memoria altre storie simili avvenute negli anni in provincia di Catania. Qui è Giuseppe Battiato ad essere stato fermato dopo l'ammissione delle proprie responsabilità, pare perché esasperato da una situazione che si trascinava da tempo. Ma a febbraio del 2020, a finire nel mirino degli investigatori, fu Luciano Giammellaro, 70 anni, con lui Giuseppe Signorelli, di 42, chiamati entrambi a rispondere degli omicidi di Massimiliano Nunzio Casella, 47 anni, e di Vincenzo Agatino Saraniti, 19 anni, e del tentato omicidio di Gregorio Signorelli, 36. Siamo in contrada Xirumi Serravalle, in territorio di Lentini, dove i tre si erano
recati per rubare delle arance. Provvidenziale la testimonianza del superstite finito in ospedale dopo essere stato raggiunto da colpi di arma da fuoco, ma lucido e vigile tanto da fornire elementi utili alle investigazioni. Un salto indietro di 9 anni riporta al fondo agricolo di Puntalazzo nel comune di Mascali, dove Roberto Grasso, 27 anni, fu ferito a morte a sparare il proprietario del terreno Giuseppe Caruso, pensionato di 69 anni, con una pistola legalmente detenuta, arrestato dai carabinieri. L'uomo dichiarò di essere già stato vittima di diversi furti e di avere sparato per difendere la sua proprietà da un ladro. Era esasperato, appostato nel fondo nella speranza di cogliere ladri in flagranza di reato. All'arrivo di Grasso intimò l'alte, sostenendo di aver agito per difendersi, sparò 3 colpi al torace con una pistola calibro 7,65. Per lui l'accusa di omicidio volontario. E cambiamo decisamente argomento, parliamo di politica, lo facciamo perché a grandi passi si va verso il rinnovo dell'Assemblea regionale siciliana del Presidente della Regione. Le ultime elezioni si sono tenute nel novembre di 5 anni fa, quindi in linea di massima si dovrebbero tenere pressappoco nello stesso periodo, ma ancora non c'è data ufficiale. Cosa farà il Presidente della Regione uscente? Vediamo. Non mi ricandido alla presidenza della regione. Anzi no. Tutto dipenderà se il centrodestra saprà trovare un nome condiviso. Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha scelto la Sala Alessi di Palazzo d'Orleans a Palermo per fare il punto sul nodo della sua corsa al secondo mandato, ipotesi osteggiata da una parte del centrodestra guidata dal presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè. Io sono un presidente scomodo. In una terra che finge di voler cambiare. E però credo ancora nel primato della politica e nel valore della unità di una coalizione, il centrodestra. Ho detto alla mia leader, Giorgia Meloni, che ringrazio per la tenacia, la perseveranza, la passione con cui ha difeso il diritto alla mia ricandidatura, ho detto alla Meloni che se al tavolo nazionale del centrodestra il mio nome dovesse risultare divisivo, sono pronto a fare un passo di lato o dietro, come volete voi. Musumeci è tornato sulla gag di Ficarra e Picone al Taubuk, con il governatore in evidente imbarazzo di fronte alle battute del duo comico, assicurando come questo episodio non abbia influito in alcun modo sulle sue scelte. Qualcuno ha scritto che la mia sarebbe una scelta legata alla clac di Taormina. Amici. No. I comici fanno i comici e lo fanno per professione. Sono pagati per farlo. Quindi ha detto apertamente che la sua non si è trattata di una resa, facendo un delicato riferimento personale, spiegando che soltanto una volta in vita sua ha dovuto accettare la sconfitta. Non è una resa la mia. E neanche la voglia di mollare. Perché io non mi dimetto, ho un impegno col popolo siciliano e fino all'ultimo giorno servirò la mia regione e il popolo siciliano nei suoi legittimi interessi. Non mi sono mai arreso nella mia vita pubblica e privata. Tranne una volta, quando il Padre Eterno ha voluto chiamarsi mio figlio. Sul suo futuro da possibile parlamentare tra le fila della Meloni, Musumeci ha poi detto: io non svendo la mia terra e il mio popolo per un posto al Parlamento nazionale. No, sono di un'altra pasta. O vengo messo nelle condizioni
deve raccogliere nei prossimi 5 anni, assieme ai partiti della coalizione, quello che abbiamo seminato, o altrimenti mi metto da parte, continuo a fare politica da iscritto, da militante, ma non accetto compromessi. E parliamo adesso di adulterazioni e sofisticazioni. La Guardia di Finanza ha emesso 3 mandati di cattura per quanto riguarda 3 individui, i quali durante le ispezioni che la Guardia di Finanza ha fatto per vedere appunto le condizioni dove si vendeva del gasolio, anche privatamente, senza avere quelle che sono le normali trafile, e nello stesso tempo si è scoperto che anche parte di questo gasolio, 59.000 litri, era adulterato, all'interno del quale è stato messo olio di bassa lega. È una lotta continua, e particolarmente in questo periodo nel quale, come ben sappiamo tutti noi, il prezzo dei carburanti è salito alle stelle. Parliamo adesso di un'altra piaga che sistematicamente ritorna con l'arrivo dell'estate e in particolare del gran caldo. Oggi una giornata veramente di caldo estremo, si sono raggiunte punte anche di 40 gradi in alcune zone e sistematicamente scoppiano gli incendi. Vediamo alcuni di questi, li abbiamo ripresi con le nostre telecamere. Vediamo il servizio. L'innalzamento delle temperature e forse anche qualche disattenzione di troppo hanno scatenato oggi pomeriggio una serie di incendi sul territorio etneo ad Aci San Filippo, nella zona dell'eremo di Sant'Anne, precisamente in via Elemosina. Un vasto incendio ha interessato alcuni terreni. Sul posto si sono subito portate le autobotti dei vigili del fuoco, oltre a volontari di lingua glossa e una squadra della protezione civile, nonché alcune pattuglie della polizia locale che hanno regolato il traffico. Interventi resi difficoltosi anche dalle zone impervie, con i pompieri che stanno lavorando alacremente per domare le fiamme e spegnere ogni focolaio. In un report diffuso dalla centrale dei vigili del fuoco di Catania, solo oggi si contano 29 interventi in riferimento alle chiamate su tutto il territorio provinciale, 5 gli interventi segnalati nella zona di Grevina di Catania, 4 a Belpasso e Catania Centro, 2 nella zona di Mister Bianco, 3 ad Aci San Filippo e un soccorso ad una persona all'altezza del casello di San Gregorio. Più squadre sono state impegnate nella zona di San Giovanni Galermo, in via Villa Flaminia. Dense colonne di fumo sono state segnalate anche sul lungomare di Fondachiello di Mascali e di Fiume Freddo di Sicilia, con il cielo che si è anche offuscato per la densa coltre di fumo scatenata da alcuni focolai. E adesso una notizia che ci lascia realmente basiti. Pensate, un 49enne di Grevina di Catania viene convocato presso i carabinieri perché gli debbono notificare qualcosa. L'uomo arriva lì con una macchina, una lanciatema, e va all'interno della caserma. Un carabiniere si accorge che quella macchina era stata segnalata perché era stata precedentemente rubata. Si interviene, all'interno della macchina c'erano grimaldelli e quant'altro, serve per scassinare le auto. Quindi vi lascio immaginare, l'uomo è stato sottoposto e convalidato agli arresti domiciliari. Cambiamo ancora una volta argomento, parliamo di un'altra realtà che ahimè è diventato quasi un motivo conduttore per quanto riguarda le nostre città e alcune in particolare. Ci riferiamo ai rifiuti, abbandonati un po' dappertutto. Catania in particolare sta soffrendo in questo momento. Vediamo la situazione. Si cerca di correre ai ripari per contenere il più possibile l'abbandono indiscriminato di rifiuti. Stamattina in via Pulacara, nel quartiere di San Giorgio a Catania, installate le prime telecamere di 14 complessive acquistate con i fondi regionali della democrazia partecipata. L'obiettivo è quello di contrastare il più possibile la creazione di discariche abusive che si generano nell'area urbana, multando gli incivili che si ostinano a non rispettare le regole. Sì, grazie all'intervento del Consiglio Comunale e del Presidente della Commissione Speciale
ufficiale, il dottore Giovanni Petralia, siamo riusciti con uno sforzo importante da parte di tutta l'amministrazione a incominciare a installare ben 26 telecamere, stiamo incominciando da piazza Peter Pan per dare un segnale che la raccolta di rifiuti viene combattuta anche con l'ausilio dei mezzi elettronici, grazie anche al comando di polizia locale, per contrastare l'abbandono dei rifiuti per strada, anche perché non possiamo più permetterci con l'avvio della differenziata che ancora assistiamo a queste scene. Quindi grazie al Consiglio Comunale nella sua interezza, grazie a tutta l'amministrazione comunale, incominciamo da questo sito di discarica per dare un segnale in tutta la città. Da qua nei prossimi 10 giorni saranno installate tutte le altre telecamere che sono state previste dalla democrazia partecipata. Il Comune di Catania combatte la lotta ai rifiuti in maniera continua e dalla mattina fino alla sera. Assessore, una situazione che resta molto difficile in tutta la città. Sì, allora grazie al fatto che ora le discariche sono riaperte stiamo azzerando tutto il territorio, sia per quanto riguarda gli step del porta a porta che anche ancora dove insiste la prossimità. Contiamo ad azzerare tutto entro sabato per dare un segnale alla città. Speriamo che le discariche possano garantirci il flusso continuo per ciò che riguarda ancora la parte di indifferenziato. Stiamo procedendo a tamburo battente per quello che riguarda l'avvio degli step del porta a porta tutto il territorio. Entro il 1° di settembre non ci saranno più cassonetti in città. Tanti gli appelli all'assenso civico, fino a questo momento raccolti poco però. Ma guardi, posso dire con estrema sincerità che tanti cittadini catanesi stanno incominciando a fare una differenziata in maniera seria, altri ancora no. Combatteremo tutti insieme dalla mattina fino alla sera per cercare di dare a questa città una prospettiva nuova. L'evoluzione dei rifiuti ormai è importantissima in una gestione del servizio integrato. Sono più che fiducioso che da qua a brevissimo l'intera città risponderà in maniera seria. Saranno installate altre telecamere in questa zona? Assolutamente sì, in tutta la città di Catania. Ricordiamo che nell'Otto Sud ne sono previste 55 per appalto che deve installare l'azienda del Sud, 35 l'azienda del Nord, più l'azienda dell'Otto Centro, vincitrice da pochissimo, nell'offerta tecnica che ha fatto dovrà installare altre 40 telecamere, più quelle che abbiamo noi. Cercheremo di controllare in maniera dettagliata tutto il territorio catanese. E la situazione dei rifiuti è veramente critica, chiaramente sono i cittadini, siamo noi i cittadini che spesso non collaboriamo e abbandoniamo dappertutto, ma naturalmente a vedere certe immagini in una città come Catania non si rimane piacevolmente impressionati, particolarmente in questo periodo quando i turisti arrivano con quanto riguarda le navi da crociera. Vediamo. Degrado assoluto, a due passi dal Salotto Buono di Catania. Siamo in via Sisto, nel quartiere Borgo Sanzio del capoluogo etneo. Auto abbandonate, vecchi materassi e spazzatura dappertutto. Nei pressi, peraltro, della scuola Cavour. Tante le segnalazioni raccolte dal presidente del terzo municipio Paolo Ferrara, che intende adesso sollecitare una volta di più l'ente comunale per risolvere una questione particolarmente incresciosa e che si pone giornalmente alla vista non solo dei residenti, ma anche dei tanti turisti. Sì, qui in via Sisto vi è una situazione di degrado a cui noi come consiglieri del terzo municipio vogliamo porre rimedio. Ci siamo già interessati negli scorsi mesi alle problematiche di via Sisto, però vogliamo riportare appunto all'attenzione dell'amministrazione la situazione di questa strada, dove abbiamo rifiuti abbandonati, anche se questa è una problematica che purtroppo stiamo riscontrando anche in altre parti del quartiere, ma qui abbiamo anche materassi, materiali di risulta, auto abbandonate, problemi riguardanti appunto lo scervamento ai lati delle strade e anche lavori che necessita il manto stradale. Quindi vogliamo ovviamente riportare all'attenzione dell'amministrazione questa problematica. Siamo tra l'altro in una strada nei pressi della scuola Cavour, una scuola con tantissimi alunni e quindi con i vari genitori che transitano qui ogni giorno, e quindi è importante poter effettuare dei correttivi per risolvere le problematiche attualmente in corso. Ha segnalato questa situazione all'ente comunale, una situazione che è di degrado totale in città. Abbiamo fatto diversi consigli itineranti, sia qui sia nelle strade circostanti, anche in via Carbone, dove per esempio è stata aperta una strada scolastica qualche mese fa. Attendiamo risposte in tal senso, vogliamo sollecitare tutti gli organi preposti a poter intervenire in tempi brevi, sia per quanto riguarda le problematiche più urgenti di pulizia delle strade, di rimozione dei rifiuti, che ovviamente quelle inerenti sia alla viabilità, che ha subito degli stravolgimenti in seguito alla chiusura di via Carbone, che a quelli di manutenzione strade. Possiamo vedere che il manto stradale necessita di interventi urgenti, ma anche alla problematica presente anche in altre parti della città, cioè quella della rimozione delle auto abbandonate, che ovviamente non fanno altro che le
trovare dei posti che sarebbero utilissimi ai residenti e ai cittadini in generale in una zona come quella del centro di Catania, dove ovviamente vi è un grosso problema di parcheggio. Ci troviamo qui in pratica alle spalle di Via Umberto, vicinissimi a Via Etnea, quindi è una zona altamente trafficata, e avere dei posti auto perduti a causa di auto abbandonate sicuramente è un altro problema che si aggiunge a quello già presente della sosta ovviamente nelle zone del centro storico. Grave un documento anche per l'aspetto turistico. Ma sicuramente sì, appunto, trovandoci nei pressi di Via Etnea, Via Umberto e le altre strade del centro storico, sicuramente non è un bel biglietto da visita per i turisti vedere quanto presente qui in questa zona. Quindi secondo me anche da questo punto di vista bisogna intervenire in tempi brevi, non appunto per voler creare fare differenze rispetto alle periferie, però qui vi è anche un problema chiaramente di turismo essendo qui nel centro della città, e quindi vogliamo chiedere all'amministrazione di poter intervenire in tempi brevi per andare a effettuare degli interventi, tra l'altro anche che potrebbero essere circostanziati. Andiamo a Giarre, consiglio comunale caldo, visto che al centro delle discussioni c'era l'IVA non pagata e la possibilità che ci sia un altro dissesto da dover essere ufficializzato. Consiglieri sia di maggioranza che di opposizione hanno chiesto al sindaco di fare luce su questa situazione, chiedendo anche un consiglio comunale speciale dove partecipino tutti coloro i quali sono direttamente interessati. Al momento il sindaco Cantarella ha detto che sarà affidato ad una società specializzata nella investigazione dei dati tutta la situazione per vedere esattamente che problemi ci sono. E adesso andiamo in particolare in una realtà che è ben precisa e che si sta cercando di affrontare, la sindachessa, la prima sindaca che c'è ad Aci Catena. È una realtà dove ci vuole il coinvolgimento di tutti, in particolare dei giovani che partecipino a dei corsi. Vediamo. Il servizio civile universale è un'opportunità per i comuni che debbono fronteggiare la carenza di personale. Il primo gruppo, composto da 45 ragazzi e ragazze, ha concluso il ciclo annuale del servizio presso l'ente. Un secondo gruppo si insiederà a breve. Stamani il neosindaco di Aci Catena, Margherita Ferro, ha incontrato i 45 giovani che hanno svolto attività per la comunità, consegnando gli attestati di partecipazione presso il chiostro comunale, luogo scelto dalla sindaca per le iniziative pubbliche che ha aperto il palazzo municipale alla cittadinanza, chiedendo ai propri amministrati maggiore collaborazione e proposte. Io chiedo a tutta la cittadinanza, noi faremo il massimo perché il nostro paese possa ritornare pulito, splendido, perché è dignitoso che tutti i cittadini abbiano questo servizio. Ma consentitemi di fare un appello a tutta la città. Noi ora iniziamo a pulire, a organizzare la città, ma è importante, assolutamente importante, la vostra collaborazione. I giovani, il futuro di Aci Catena, il loro lavoro presso gli uffici comunali risulta di fondamentale importanza in un momento in cui i concorsi pubblici sono bloccati e alcuni servizi di front office, assistenza pubblica e utilità, risultano difficili da erogare con regolarità. A giorni verrà incaricato un nuovo gruppo di giovani a supporto della macchina burocratica comunale che resterà operativo per un intero anno e in vista della bella stagione sarà fondamentale il loro supporto. Il nuovo corso amministrativo catanoto si apre sotto i migliori auspici e la sindaca Ferro intende avviare una maggiore collaborazione con la cittadinanza, soprattutto sulle questioni più urgenti, a cominciare dalla pulizia della città. Questo è un progetto di servizio civile universale che abbiamo fatto, che il comune, chi mi ha preceduto, è un protocollo che hanno firmato con diversi comuni, il comune capofila, il comune di Valverde, il comune di Aci Catena partecipato, e devo dire che questi ragazzi hanno avuto un buon risultato. Oggi completano il loro anno di volontariato, ma mercoledì inizierà un altro percorso con altri ragazzi che saranno anch'essi distribuiti all'interno dei nostri uffici e daranno supporto per quelli che sono i progetti, risponderanno a quelli che sono i progetti. E con questo pomeriggio parte la Tre Giorni per quanto riguarda le manifestazioni che si tengono ad Aci Trezza e ad Aci Castello in onore del santo protettore San Giovanni. Parliamo adesso di un'altra realtà che vede coinvolte in particolare i sindacati e ad Aci Reale e specificamente la CISL che tiene dei tour itineranti. Vediamo cosa sono.
La segreteria provinciale della CISL di Catania è in tour di prossimità per promuovere nei territori i servizi di assistenza a famiglie, pensionati, lavoratori ed immigrati nella provincia etnea. Le immagini si riferiscono al gazebo allestito in piazza Garibaldi alla presenza dei massimi vertici sindacali, tra cui il segretario generale di Catania Maurizio Attanasio. 6 le tappe calendarizzate dal sindacato nell'area metropolitana etnea per illustrare ai cittadini l'attività sindacale che spazia nei vari ambiti dell'assistenza fiscale, previdenziale, diritti dei consumatori e diritti degli immigrati, ma anche solidarietà e volontariato, assistenza a case e inquilini, oltre alle vertenze di lavoro individuali. La CISL etnea è da sempre in prima linea nella tutela dei diritti delle persone, lavoratori e pensionati, i maggiori ambiti operativi. La decisione di spostarsi nelle piazze della provincia per illustrare l'attività cislina nel territorio dopo 2 anni di pandemia e restrizione alla libertà personale. Scopo dell'iniziativa è quello di uscire dagli uffici, parlare e ascoltare le esigenze della gente in un momento particolarmente critico tra Covid e la guerra russo-ucraina, che sta condizionando mercati e prezzi di beni di prima necessità, famiglie e pensionati, le categorie più esposte. Questo alla Cireale è il secondo step che stiamo facendo nella provincia di Catania, continueremo in altre realtà. Andiamo a spiegare alle persone che avviciniamo quali sono i servizi complessivamente che noi possiamo erogare, e soprattutto con l'intendimento di essere noi a breve a recarci presso coloro i quali hanno di bisogno, in particolar modo dopo questa questione legata alla pandemia che ancora purtroppo, dalla quale ancora purtroppo non siamo usciti. Ecco, noi stiamo attenzionando tutte le persone che stanno nelle periferie, ai disabili, alle persone soli che naturalmente non hanno anche neppure l'assistenza. Questa è la nostra seconda tappa, la tappa qui oggi ad Acireale di un'iniziativa che abbiamo volutamente chiamato Prossimità Itinerante, proprio perché la CISL, la politica della nostra organizzazione sindacale è quella di stare con le persone, tra le persone. Dopo quello di Acireale, cui si riferiscono le immagini, che è Caltagirone, prossimi gazebi informativi verranno allestiti a San Giovanni la Punta, Giarre, Paternò e Catania. E adesso andiamo a Catania. Catania, che è una città per alcuni versi che guarda anche al futuro e che è molto liberale. E diciamo questo perché è stata una delle prime città ad aver partecipato all'organizzazione dei Gay Pride, che hanno cominciato ad avere possibilità di esistere in tutta l'Italia. E quest'oggi è stata presentata l'ultima edizione che si dovrà tenere in questi giorni. Madrina della situazione, Vladimir Luxuria, come ben sapete, è un personaggio che di questo ha fatto bandiera. Vediamo il servizio. Fervono i preparativi a Catania in vista del Gay Pride in programma nel prossimo fine settimana, un evento mirato a sensibilizzare la comunità, promuovendo l'amore senza confini. Questo è il tema centrale della manifestazione, che avrà come madrina d'eccezione Vladimir Luxuria. L'evento si svolgerà all'interno del centro fieristico Le Ciminiere di Catania, per culminare poi il 2 luglio in un grande corteo finale. Esattamente, tutto è pronto e siamo orgogliosi, orgogliose del lavoro che abbiamo portato avanti, perché dopo uno stop di 2 anni causa pandemia abbiamo veramente puntato in alto, cominciando dalla prima grande novità. Per la prima volta Catania avrà un suo village dal 28 giugno al 1 luglio. Saremo a lei, il quartier generale sarà alle Ciminiere, centro fieristico, con stand, ma non solo, con eventi culturali a partire dalle ore 19, con laboratori a partire dalle ore 16:30, per poi spostarci la sera con eventi più ricreativi. Questo dal 28 giugno al 1 luglio, con tantissimi ospiti. Infine il 2 luglio la grande manifestazione, il Catania Pride, che stimatamente raggiungeremo cifre altissime, non solo perché non c'è stato il Catania Pride per 2 anni sostanzialmente, e per il lavoro, anche il grande lavoro che stiamo svolgendo, ma perché oggi più che mai il Pride in città è sentito non solo dalla comunità LGBT, che nell'ultimo anno ha dovuto affrontare molti casi di violenza verbale e fisica, ma anche da tutta la cittadinanza. E con noi manifesterà il 2 luglio la nostra madrina Vladimir Luxuria. Eventi che sono frutto anche di una forma di autofinanziamento da parte vostra. Esattamente, e tutta l'organizzazione del Catania Pride, quindi tutte le spese del Catania Pride sono state coperte e le stiamo coprendo
con le nostre attività di autofinanziamento e con e anche con la buona causa, cioè la modalità volontaria delle persone di donare qualsiasi cifra al Catania Pride. Trovate tutto nella pagina del Catania Pride, trovate il link della buona causa, perché tutti i soldi investiti sono, tutto l'aspetto economico, frutto del nostro lavoro come volontari e come volontarie. I temi importanti di questa edizione 2022? Allora, partendo dal nostro slogan, senza confini. Senza confini perché innanzitutto è uno slogan che abbraccia delle battaglie intersezionali, perché è vero che il Pride parte dalla comunità LGBTQI+, ma ormai è un grande megafono di battaglie, di diritti violati, che sposa qualsiasi battaglia, quindi battaglie intersezionali. Infatti a Senza Confini, come ha detto la nostra madrina Vladimir Luxuria, possiamo agganciarlo al tema dell'amore, quindi amare senza confini, la pace senza confini, ma possiamo anche abbracciarlo al tema dell'attualità, e quindi la guerra fra l'Ucraina e la Russia, e quindi i confini territoriali che devono essere sdoganati, e quindi il nostro slogan è senza confini. Bene, eccoci nuovamente in studio. Prima di salutarci, vediamo un po' quali saranno le condizioni meteo della giornata di domani. E come vedete dalle immagini continua il trend del sole splendente su tutta la nostra isola, e questo comporta delle temperature abbastanza elevate. I mari sono caldi, ma vediamo nel dettaglio quanti gradi avremo domani nelle principali città. A Palermo 25 la minima, 33 la massima, Messina 25 con 36, Catania 26 con 39, Siracusa però batte il primato con 22,41. Naturalmente, come sempre, la più bassa ad Enna, sia la minima come leggermente la massima, 18,34. E raccomandiamo, come sempre, in giornate di questo particolare calore, di bere moltissima acqua, di non esporsi per quanto possibile nelle giornate più calde della giornata, e di avere un minimo di attenzione anche nella tipologia dei vestiti. Bene, è tutto per questa sera. Vi ringrazio per essere stati assieme a noi. Vi ricordo che se volete rivedere il nostro notiziario potete farlo su internet cliccando al sito www.raitv.it, e potete farlo anche controllando tutti i vari social nei quali Rai TV è presente. Grazie, arrivederci, buonasera.